Cari telespettatori, rieccoci insieme, riecco il nostro ospite, dottor Maurizio Grassetto, direttore sanitario GB Hotels, ben ritornato qui con noi di Abano, Grazie, è un in piacere. provincia di Padova, per riparlare ancora insieme di tutte le opportunità, anche in modo diverso, quindi seguiteci bene con attenzione, che gli hotel GB possono offrire, quindi le terme, il benessere delle terme, delle cure, del relax, del risanare il nostro organismo e continuare a farlo con delle terapie, però in modo strutturato diversamente. Per chi ha poco tempo, per chi vuole dedicarsi un fine settimana, una sola giornata, qualche ora durante il giorno in orari particolari, insomma, c'è una frammentazione di questi servizi che normalmente venivano dati con dei pacchetti che comportavano magari la settimana di permanenza, proprio per chi invece è nel territorio e non ha troppo tempo a disposizione, sempre restando che chi invece ce l'ha, beati loro, possono tranquillamente farsi coccolare e curare una settimana in santa tranquillità, immersi nei parchi degli hotel delle terme e nell'acqua e nei fanghi termali. Vero, dottore? Una novità Sì. importante dopo l'estate, meditata alla luce di tante esigenze che sono emerse con il turismo anche italiano. Una volta si diceva che l'autunno era il periodo delle terme, la gente andava a passare le acque e veniva Diventava dall'esperienza l'alta del stagione, l'alta mare. stagione, insomma. Esatto. E c'era un momento della rigenerazione, della disintossicazione. Non per niente, questa è l'alta stagione delle terme. Quindi in questo periodo fa bene andare alle terme. Assolutamente, ma non perché lo diciamo noi, proprio perché le terme hanno un senso di rigenerazione, danno, diciamo così, una volta si associava il soggiorno alle terme con la vendemmia e c'era la cura dell'uva, una volta si associava il soggiorno alle terme con l'olio, con quelle sostanze naturali che anche nel nostro territorio euganeo dominano e sono importanti. Lei sa che noi abbiamo un microclima particolare che ci permette di coltivare la vite, di coltivare l'ulivo. Non abbiamo praticamente, siamo un parco, per cui non abbiamo una pollution che esiste nelle grandi città, soprattutto adesso che è ricominciata l'attività. Quindi è il momento delle terme. Ecco, c'era uno slogan che vedevamo nelle immagini, proprio, ci prendiamo cura di voi. È bella come immagine. Prendersi che un'equipe strutturata di professionisti, quindi medici, fisiatri, fisioterapisti, massaggi, un po' di tutto, anche estetiste naturalmente preparate, che si prendono cura della persona in toto, vero? Questa è un'intuizione che ci è venuta grazie a quello che noi chiamiamo controllo, una finestra aperta sulla salute dei nostri ospiti e dei nostri clienti. Noi da molti anni abbiamo attivato una linea medica che si chiama Medico Online e riceviamo costantemente richieste di informazioni, sempre in ambito medico ovviamente, perché non saprei rispondere che in altri motivi, su richieste da parte di potenziali ospiti che chiedono informazioni sulla qualità delle cure, sulla necessità delle cure, sull'opportunità delle cure. Bene, fino all'anno scorso queste domande erano al 95% legate all'ambito ortopedico, artrosico, neurologico, riabilitativo, ho fatto la protesi d'anca, cosa posso fare, ho mal di schiena, cosa posso fare. In questi ultimi mesi, lockdown, riapertura, abbiamo notato un cambiamento molto importante nella tipologia delle richieste. Abbiamo tante richieste di persone che ci domandano o che sono preoccupate da un punto di vista generale della loro salute. Hanno paura di frequentare gli ospedali, di frequentare i laboratori perché temono un contatto con il virus. Hanno, diciamo così, paura di affrontare lunghi viaggi, per cui sono più persone che vivono attorno alla nostra realtà, sono più veneti, sono più gente di Treviso, di Verona, di Vicenza, che chiede informazioni perché non dorme più, perché è nervosa, perché ha dolori da tensione muscolare, perché ha paura di prendersi delle malattie, non vuole andare a fare terapie o altre cose in ambienti ospedalieri. E allora abbiamo rimodulato la nostra. Non è stato difficile per noi perché eravamo già abituati ad accontentare i nostri ospiti sulle loro caratteristiche. E quindi noi lavoriamo 7 giorni su 7.
non abbiamo il weekend che hanno gli ospedali o i laboratori, quindi anche un weekend significa utilizzare al 100% le risorse termali. Quindi la visita medica o specialistica che magari può fare lei anziché un collega, eccetera, qui vediamo l'alimentazione, la dieta che viene formulata in un certo modo, può essere fatta anche un sabato? Ma sicuramente, anche un venerdì sera, anche un sabato mattina, anche io lavoro. Mia moglie non è contenta, ma io lavoro la domenica. La nostra spa, cioè la zona dove vengono fatte le attività terapeutiche, lavora dalle 8 del mattino alle 8 della sera. Non ci sono pause, pranzo o momenti. Le nostre piscine sono sempre aperte. E quindi è per questo che abbiamo utilizzato la frase "ci prendiamo cura di voi", perché veramente sia in ambito di scelta dei trattamenti, sia in ambito di qualità, sia in ambito di disponibilità, noi siamo in grado di soddisfare quasi tutte le esigenze, d'accordo? Non voglio essere ottimista al 100%, però sicuramente una day spa, un weekend, un qualche cosa che possa eventualmente essere frazionato nel tempo libero della persona, parlo di trattamenti, di massaggi, di trattamenti termali, ma anche di trattamenti cosmetici o rilassanti, può essere fatta graduando, diciamo così, il soggiorno in brevi periodi, perché lo possiamo fare, possiamo dare una camera d'appoggio per le persone che non vogliono soggiornare, possiamo creare delle diete particolari. Lei sa che noi abbiamo ormai da tempo elaborato un immunomenù che ci ha dato molta soddisfazione tra i nostri ospiti. L'avete ormai ampiamente sperimentato, no? Perché noi abbiamo parlato all'inizio dell'estate. Ne abbiamo parlato in apertura ed è un qualcosa che noi proponiamo e che proponiamo ancora adesso, soprattutto adesso, in ambito, diciamo così, in un momento di passaggio di stagione, i primi freddi, i primi acciacchi, per utilizzare l'alimentazione come arma che migliora le prestazioni del sistema immunitario. Quali sono i punti fondamentali di questo immunomenù e che tipo di benefici, se poi portato a casa anche nell'abitudine domestica, può portare? Perché voi date un po' le linee guida, anche a parte che uno lo può sperimentare direttamente. Sì, noi abbiamo diciamo così, concordato tra specialisti in scienze dell'alimentazione e i nostri chef alcuni alimenti, quindi alcuni piatti fatti con alcuni alimenti che hanno un apporto di vitamine, di minerali, parlo della vitamina D, di oligoelementi, di zinco, che hanno una funzione importante nel migliorare le nostre difese immunitarie. Cosa vuol dire? Nel migliorare la qualità dei nostri organi filtro, nel migliorare la quantità di linfociti o di sostanze che riescono a individuare e a sconfiggere i germi, a rinforzare, diciamo così, le difese proprio contro batteri, virus, raffreddamenti. E questo tutto in maniera naturale, con un menù che non è un menù dietetico, ipocalorico. Privativo. Quello abbiamo un'altra scelta e siamo bravissimi anche in questo, ma questo tipo di alimentazione che noi proponiamo gratuitamente, un'altra scelta che abbiamo fatto nel non pesare le nostre scelte sul budget di chi viene a trovarci, gratuitamente la persona può seguire un menù che comprende la prima colazione, il pranzo, la cena, proprio ricco di sostanze che hanno questa funzione importantissima. La invito a provarlo, è una cosa molto ben fatta, perché poi ovviamente l'abbiamo filtrata con l'esperienza dei nostri chef che sono abituati ad una cucina di alto livello. Infatti qua vediamo anche le immagini, sono proprio molto sono particolari, ricercate, allettanti, in modo da non essere un qualcosa che avvilente, no? Perché a volte uno pensa, sono molto articolati, anche la scelta dei colori per rendere tutto molto appetitoso. Anche dei piatti, anche della preparazione, perché si mangia anche con gli occhi. Esatto, e i clienti che l'hanno provato, che si sono messi un po' così in discussione, che impressione hanno dato? Guardi, noi abbiamo avuto un ottimo risultato di ritorno, perché abbiamo capito che le persone sono preoccupate del loro stato di salute e sono preoccupate di trovarsi in un ambiente pericoloso. Quindi lei c'è
paura. C'è preoccupazione. Lei sa che diciamo, noi, la struttura per la quale lavoro, vende benessere. D'accordo? E i nostri, diciamo così, le nostre parole d'ordine sono la qualità, l'innovazione, l'esperienza e abbiamo aggiunto la sicurezza. E questo vediamo che è fondamentale perché è una percezione che l'ospite, quando entra in contatto con la nostra equipe, con la nostra società, percepisce immediatamente ed apprezza. Apprezza la sicurezza, in quanto noi, quando uno chiede, diciamo, di entrare in rapporto con la struttura, riceve tutta una serie di avvertimenti e modalità, un'etichetta. Al momento dell'ingresso, quando la temperatura viene misurata automaticamente attraverso uno scanner che permette proprio di filtrare assolutamente le persone che entrano, al momento del soggiorno, quando la persona è invitata a osservare determinate regole di comportamento, la mascherina che non deve mancare mai e che trova dovunque, il frazionamento delle persone attraverso dei percorsi particolari, c'è un percorso termale, c'è un percorso di massaggi, c'è un percorso di estetica. Ognuno c'è un ingresso e un'uscita, si è cercato proprio per abbassare al minimo i rischi di contagio, di mantenere un distanziamento sia durante il soggiorno in albergo, sia durante il soggiorno in sala ristorante, ma anche nelle piscine. Siamo fortunati perché abbiamo delle piscine enormi. E quindi riuscite con... Non abbiamo problemi di contingentamento, però abbiamo dovuto dedicare spazi piscina per piscina, dicendo più di 20 persone non possono entrare in questo momento. Le ricordo che le nostre piscine durante l'orario di apertura sono controllate ogni 2 ore. Ogni 2 ore il bagnino controlla il pH, controlla il cloro, controlla la quantità di clienti che ci sono e quindi abbiamo una sicurezza passiva molto elevata. E questo conforta il cliente. Infatti, quindi dà una maggior tranquillità. Allora, comfort, però anche naturalmente benessere e cura. Questi sono altri aspetti molto importanti. Sì. Che tipo di cure? L'abbiamo ribadito più volte, però magari c'è chi di voi ci sta seguendo appena ora. Quindi benefici anche del fango termale, dell'acqua termale e di tutti, diciamo, i trattamenti che possono essere forniti, che sono trattamenti anche professionali, estremamente efficaci, con prodotti anche studiati, ormai ultra sperimentati, all'avanguardia. Di questo parliamo e altro dopo la pubblicità, tra poco.